Ben ritrovati sul canale d'Animaggio. Eccoci di nuovo qua con una ricostruzione della Champions League. Siamo con la ricostruzione della gara appena terminata nel momento in cui registriamo. La gara è l'ottavo di finale di andata tra Juventus e Bayern Monaco. Adesso andremo a vedere le formazioni, però prima inno della Champions. La squadra di Allegri scende con gli stessi 11 in campo. Daniele ha messo gli stessi 11, insomma, che ha mandato in campo Massimiliano Allegri. Il vostro Bruno Longhi sta già parlando come trapattoni. Buffon, Bonucci, Barzagli, Lichtsteiner, Evra, Marchisio, Chedira, Pogba, Quadrado, Dybala e Mandžukić. Questa è la formazione della Juventus. Il Bayern Monaco ha delle leggere variazioni. Neuer, Alaba, Boateng, Lam, Rafinha, Vidal, Coman, Douglas Costa, Robben, Müller e Lewandowski. Vedete che ha dei cambi il Bayern Monaco rispetto alla formazione scesa in campo realmente, perché giocano Boateng e Coman, che non hanno giocato nella gara vera e propria. Intanto la partita è iniziata. Barzagli, pallone subito in avanti. Vidal, Lam, Coman, Robben, Coman, ancora Robben, attenzione subito il Bayern, attenzione Robben, 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 Buffon, poi ancora il Bayern, attenzione all'area di rigore, pallone messo fuori dalla Juventus, Marchisio cerca di girarsi, buono il pallone a cercare Dybala, Dybala di prima, pesca, Mandžukić, ma c'è fuori gioco, tra l'altro il gioco così a cazzo ha messo la pioggia. Pioggia che non era assolutamente presente nella gara vera e propria. Vidal, Lam, Robben, recupera bene la Juventus, prova a ripartire con questo pallone, Mandžukić, forse c'era fallo su di lui, lottatore Mandžukić che riesce a tenere il pallone, Mandžukić, Mandžukić, gol, 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 la Juventus in vantaggio! Si arrabbia Neuer con la difesa, grandissimo gol di Mandžukić, la mette dove Neuer non può arrivare, ma è stato caparbio Mandžukić a lottare fino all'ultimo con il numero 17 Boateng e poi con il sinistro a fulminare Neuer. Non ha segnato nella gara vera e propria Mandžukić, i marcatori sono stati Dybala e Sturaro per la Juventus, Robben e Müller per il Bayern Monaco. Vedremo cosa succederà a questo punto in questa ricostruzione. Daniele cerca almeno di ottenere lo stesso risultato della gara vera e propria, diciamo quello è l'obiettivo primario. Non è facile già ottenere un 2-2. Attenzione a Rafinha, prova il Bayern Monaco con Rafinha, la mette dentro, è bravo Marchisio a difendere il pallone, tocca in avanti ancora il Bayern Monaco con Robben, Vidal, Juventus che ha dovuto lottare anche contro l'arbitro perché è un arbitraggio veramente scandaloso e tra l'altro recuperare una partita quasi impossibile perché da 2-0 ha fatto 2-2. Attenzione Dybala, Dybala, grandissima giocata, mette dentro questo pallone, buono per Quadrado, Quadrado può metterlo in mezzo, troppo potente il cross di Quadrado, c'era Mandžukić, c'era un'occasionissima per la Juventus qua. Coman, Robben, recupera qua la Juventus, fallo su Pogba, calcio di punizione, calcio di punizione per la Juve, batte Paul Pogba, sbaglia però il calcio di punizione, attenzione prova a ripartire Lewandowski, forse c'è fallo di Barzagli, cartellino giallo per Barzagli per il fallo su Lewandowski, calcio di punizione per il Bayern Monaco, Alaba, Boateng, Alaba, Rafinha, Boateng,
Attenzione perché Dybala ruba palla, Dybala, 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 cerca di accentrarsi Dybala, grandissima giocata, ancora Dybala, forse c'era fallo su di lui, l'arbitro fa continuare, Müller, Müller, Robben, Vidal, Robben, Coman, che non ha giocato, ripetiamo, Douglas Costa, Robben, Douglas Costa, Rafinha, ancora Rafinha, attenzione, pallone sembra essere buono, Rafinha, ancora Robben, Robben, siamo al 41esimo, Robben, attenzione, buono il pallone per Lewandowski, Lewandowski, nessuno gli va addosso, Robben! Batte Buffon, c'è il pareggio del Bayern Monaco. Alien Robben pareggia i conti, ma qua la Juventus è stata un po' troppo ferma, rivediamo. Ottimo il fraseggio con Lewandowski, Buffon non può arrivare sul sinistro di Robben. 1-1, quindi tutto da rifare per la Juventus. Attenzione, Khedira, ci riprova Daniele con Pogba sulla sinistra. Pogba mette in mezzo questo pallone, l'uscita di Neuer ad anticipare ancora Mandžukić, poi col braccio bionico arriva a centrocampo con la mano Neuer. Attenzione al grande anticipo di Khedira, la palla rimane lì e poi forse c'era un brutto fallo di Khedira, finisce il primo tempo 1-1 tra Bayern Monaco, tra Juventus e Bayern Monaco, Juventus Stadium, possesso palla come nella realtà nettamente a favore del Bayern. A questo punto Daniele va a effettuare le stesse formazioni della gara vera e propria, entra Marchisio, a questo punto togliamo anche Khedira e mettiamo poi l'altro giocatore che era Sturaro. Scusate, abbiamo sbagliato qualcosa. Khedira dovrebbe entrare Sturaro, non c'è Sturaro, incredibile. Non si sa perché non ce l'ho dato tra i convocati, Sturaro. Benissimo, quindi continuiamo così la partita. Non abbiamo capito, era tra i titolari Sturaro, cioè tra i panchinari. Non abbiamo capito perché non ce l'ha messo. Intanto è entrato appunto Hernanes al posto di Marchisio. Inizia questo secondo tempo tra Juventus e Bayern Monaco. Daniele cerca almeno il risultato identico, cioè 2-2. Vediamo se riuscirà a ottenerlo. Robben. Ancora Robben, palla dentro, Müller, attenzione, pericolo, Buffon, miracolo su Müller, Coman, finta, i danni di Evra, pallone muove fuori, c'è ancora Robben, che gol di Robben, 2-1 del Bayern Monaco, ancora lui punisce la Juventus, ma incredibile, guardate qua che numero di Coman, i danni di Evra. Mette fuori il pallone, Robben stoppa e calcia subito di nuovo di sinistro. Ma sfortunata la Juventus, il pallone passa in mezzo a mille gambe, è imparabile per Buffon. Attenzione perché adesso a Daniele serve un gol per pareggiare i conti e la partita. Vediamo cosa succederà. La palla è a favore di Cuadrado. Attenzione Cuadrado. Robben. Coman. La chiusura di Barzagli, poi Pogba, ancora Coman, la palla rimane lì, prova a ripartire la Juventus, buono il pallone a sinistra per Mandžukić, Mandžukić la mette dentro a favore di Dybala, ma troppo prevedibile il passaggio di Mandžukić, Vidal, Müller, attenzione ancora al Bayern, la rimessa però è della Juventus, Hernanes prova un lancio a favore di ancora Mandžukić, Robben, Müller cerca di rubare palla alla Juventus, buono il pallone per Dybala, ancora Dybala, salta due giocatori, poi cerca il pallone dentro, la chiusura di Boateng, Coman ruba palla a Pogba, attenzione Pogba, buona questa opportunità per la Juventus, pallone fuori, c'è Mandžukić che la mette a favore di Khedira, Khedira in area di rigore, al 75esimo, occasionissima per la Juventus, prova a ripartire il Bayern Monaco, Douglas Costa, intervento ai limiti del regolamento, buono ancora il lavoro di Hernanes, Mandžukić, la palla rimane lì, poi messa dentro, Pogba, posizione regolare, Pogba, Pogba,
poi attenzione, gol! Gol, gol, gol della Juventus, è proprio lui, Dybala! Pareggia i conti Dybala! 2-2, gol tra l'altro di sinistro come nella gara vera e propria. Tra l'altro poi è passato attraverso il fantasma Mandžukić. Rivediamo. Pogba, insiste la Juventus e riesce a trovare il pareggio. Rivediamo la chiusura di Lam, ma Dybala batte Neuer e siamo 2-2, stesso risultato della gara vera e propria. Attenzione, Daniele deve durare, deve tenere duro 10 minuti, che poi sono 10 minuti virtuali più recupero. Attenzione al Bayern però, che è veramente impestata come squadra. Pogba prova lui il lancio, attenzione, Mandžukić, Mandžukić, gol! Mandžukić, incredibile, 3-2 della Juventus, gol del tutto casuale di Daniele. Rivediamo, mamma mia che gol, incredibile, 3-2, Daniele ha detto provo, tanto non credeva di segnare da qua, ma poi a Neuer, mamma mia che gol di Mandžukić. Rivediamo, Cuadrado, Mandžukić stoppa e non ci pensa due volte a tirare un siluro incredibile e imparabile. 3-2 della Juventus. A questo punto il risultato è andato a farsi fottere. Daniele va a inserire anche... Daniele tra l'altro ha difficoltà campione, cioè il livello massimo di PES 2016, non pensava mai più di segnare un altro gol al Bayern. E siamo 3-2. A questo punto esce Dybala, entra Morata. Vediamo se il Bayern pareggia, caricheremo questo video su YouTube. Anziché 2-2 faremo 3-3, ma insomma più o meno siamo lì. Attenzione, errore proprio di Bonucci! Il pareggio di Müller! 3-3, incredibile! 3-3, a questo punto non siamo riusciti a fare lo stesso risultato, ma abbiamo fatto venire fuori comunque una bella partita. Inspiegabile il gesto di Mandžukić, c'è anche quello di Bonucci che regala palla a Müller, che di destro batte un incolpevole Buffon. Ancora una volta un gran gol. Intanto entra anche Götze, anche lui non ha giocato. Formazione, cioè scusate, ricostruzione che è riuscita diciamo al 60%, perché anche il risultato non siamo riusciti ad azzeccarlo, ma è anche difficile fare un 2-2. Buffon intanto allontana, c'è fuori gioco di Mandžukić, anche se di poco. Calcio di punizione quando siamo, attenzione, 4 minuti di recupero e siamo nel secondo minuto. Vidal, arbitraggio scandaloso, come già detto forse prima, non ci ricordiamo, questo Bruno Longhi ha un po' di Alzheimer. In teoria comunque la Juventus aveva un rigore a favore che l'arbitro non ha dato, sarebbe stata tutta un'altra partita. E intanto qua la ricostruzione è finita, Juventus-Bayern Monaco finisce 3-3, ricordiamo che nella realtà la gara è finita 2-2, questa partita Daniele l'avrà già ripetuta 10 volte e questo è il risultato più vicino che è riuscito a ottenere. Il vostro Bruno Longhi quindi si ferma qua e vi rimanda al prossimo video del canale d'animaggio. Vi lascio con i gol che ci sono stati in questa partita e momenti salienti. Il vostro Bruno Longhi vi saluta e vi rimanda ancora una volta al prossimo video del canale d'animaggio. Iscrivetevi, mettete mi piace al video, noi ci ritroviamo presto. Ancora un saluto dal vostro Bruno Longhi.